Mickey Paruso, nuova stagione, ma soprattutto nuova avventura per il primo anno. Non ti si vede in campo, ma ti si vede unicamente in panchina alla guida del miracolo PGS Elgal, che quest'anno, dopo un entusiasmante campionato passato, ha centrato la promozione in Serie C. Quindi una sfida nuova. Che cosa rappresenta per te e soprattutto questa scelta di passare dal campo alla panchina come maturata? Beh, è sicuramente un bel cambiamento perché da pallavolo maschile giocata a pallavolo femminile guidata, diciamo. Mi sono trovato quest'estate di fronte alla possibilità di scegliere se continuare come giocatore e nello specifico ancora con Savigliano oppure iniziare questa nuova avventura da allenatore di Serie C. L'Ergal mi ha fatto la proposta e valutate un po' tutte le mie esigenze, ho pensato che fosse il momento giusto di smettere da una parte per iniziare un nuovo percorso. Elgal, che comunque ti ha già visto come tecnico per il settore giovanile, un settore giovanile che ha contribuito in modo importante a costruire questa promozione in Serie C, l'Under 16, oltre a mietere successi a livello regionale, comunque ha dato parecchie giocatrici alla prima squadra, segno che il tuo lavoro svolto in panchina con loro in questi anni comunque ha dato frutti e continuerà a darne. Sì, sicuramente tutti gli allenatori hanno contribuito in questi anni a formare giocatrici che dal giovanile poi sono passate tutte nella prima squadra. E questo è l'obiettivo primario della società, di formare giocatrici che poi potranno continuare il percorso all'interno della società, in questo caso la Serie D l'anno scorso e quest'anno la Serie C, e per qualcuno anche la possibilità di andare più in alto. Perché al centro ci sono sempre le giocatrici e bisogna fare il massimo per portarle al loro massimo livello. E l'anno prossimo, parte di queste ragazze che escono dall'Under 18, no, che rimangono ancora in Under 18, scusami, saranno direttamente in prima squadra. Quindi la possibilità di fare il campionato di Serie C che le metterà a dura prova e poi confrontarsi con le ragazze della loro età. In under 18. Ecco, tu puoi vantare un'esperienza come giocatore importante anche a livelli molto alti. Quanto pensi di poter portare, soprattutto cosa pensi di poter portare di questa tua esperienza a queste ragazze? Beh, sicuramente il gioco è lo stesso, la pallavolo è sempre la stessa. Poi il modo di interpretarlo è un pochino diverso. Quello che mi aiuta è il rapporto con le giocatrici, la gestione anche dello spogliatoio, comunque l'aver cambiato tante società e il confronto con tantissimi giocatori da questo punto di vista mi può aiutare. E poi non saprei, è tutto uno scoprendo. Io sono alla prima esperienza su una panchina importante come quella di una Serie C e quindi lo scoprirò poco per volta quanto mi è servito l'aver fatto l'esperienza di Serie A2. Che campionato sarà per l'Elgal? Innanzitutto ci sono stati un po' di cambiamenti, molte squadre che conoscevamo bene hanno fatto la promozione o comunque faranno la Serie B, altre continuano il percorso con squadre giovani che quindi sicuramente potremmo giocarcela con tutte queste squadre giovani, altre hanno rinforzato la rosa sicuramente per provare a fare il salto di qualità. Noi ci dobbiamo mettere qui in mezzo, quindi una squadra che l'anno scorso, molte di loro hanno giocato in Serie D, quindi hanno alle spalle un campionato intero, ci saranno delle novità che sostituiranno le ragazze che per fortuna vanno in una categoria superiore e quindi ci sono tutte le carte in regola per giocarci tutte le partite e sperare di fare dapprima una salvezza tranquilla e poi magari toglierci qualche soddisfazione.